Mi sono innamorato della ragazza TikToker su Brawl Stars. Oppure questo è tutto un troll? Eccola qui, Lola la TikToker è online e andiamo subitissimo ad invitarla. Ehi là! E mettiamo subitissimo il cuoricino perché dobbiamo farci vedere interessati sin dall'inizio. Ciao YouTuber! Perché mi hai chiamato YouTuber? Come mai mi hai invitata? Vuoi rovinarmi la giornata come al tuo solito? Mamma mia, no, in realtà avevo voglia di iscriverti. Mi sei mancata, devo ammetterlo. Iniziamo a fare un pochettino il leccaculo. Ma pensa un po', oggi ti sei svegliato sdolcinato? È raro che mi lascio trasportare dalle emozioni, quindi apprezza col cuoricino, raga. Io spero che lei riesca ad abboccare a questo pseudo rimorchio, così finalmente una volta per tutte la trolliamo. Mi stai seriamente spaventando, proprio bloccata. Sto parlando con il solito pappamolla o ti hanno hackerato? Guarda che non sono un pappamolla, posso essere molto dolce se voglio con il cuoricino. Eh sì, tu mi hai hackerato il cuore. Boom! Allora raga, se non la riportiamo qui, non la riportiamo più. Lei arrossisce, penso proprio che tu abbia fatto uso di qualcosa. Vabbè, perché arrossisci? Non essere timida. Non sto arrossendo, mi sto inorridendo. Non so manco cosa voglia dire, però potrebbe essere qualcosa di negativo. Noi scriviamo addirittura, come se sapessi il significato della parola. Comunque, ora che ci penso, non ci siamo mai visti dal vivo. Credo sia arrivato il momento, non pensi? Guarda, vederti dei video mi basta e avanza. Sì, a proposito, non mi ha neanche fatto gli auguri per il milione di iscritti. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Finalmente siamo arrivati a 1 milione di iscritti. E lei ci scrive: dove stai andando a parare? Parlami chiaro, con l'emoji di un bacio. Lo dico schiettamente, credo sia arrivato il momento di approfondire i nostri rapporti. Io approfondirei la tua condizione in una clinica psichiatrica. E vabbè, dai, cioè, ma questa qui è impossibile da conquistare. Guardate qui nel negozio, c'è un'offerta a soli 99 centesimi. Devo assolutamente shopparla, ma prima vado ad inserire il codice Kazuo. E l'iscritto fortunato di oggi che si becca la mia amicizia è Tommy. Grazie mille per aver inserito il codice Kazuo, mi raccomando, codice KAZU. Se vuoi la mia amicizia, allora 10 gemmozze, prima mega cassa con 5 skip, perfetto, grazie mille per i power up, raddoppia gettoni. Tra l'altro Brawl Stars sta anche regalando cose all'interno del negozio. Prima mi tratti male dicendo che metteresti la mia foto mentre caghi e poi fai così. Raga, io di quella cosa mi ero completamente dimenticato, ma è ovvio che ero ironico, perché praticamente le avevo detto che per cagare metto la sua foto di fronte al cesso, ma ovviamente scherzavo. Credevo avessi capito le mie intenzioni sin dall'inizio. Ti facevo più sveglia. Vediamo cosa dice, perché io effettivamente non so se lei ci può stare o meno. So che flirtavi con me sin dal primo giorno, non sono stupida, ma non voglio illuderti. In che senso non vuoi illudermi? Forse ti ho dato false speranze. Oh, fermi tutti che ci ha invitato Nick. Nick fa parte della squadra, raga, cosa sta succedendo? Nick, salvami! Che sta succedendo? Lola mi ha chiamato, cioè ha scritto a Nick magari su Instagram, non lo so se ha il numero di Nick. Però scusatemi un attimo, cosa c'entra Nick? Comunque ciao. C'entra e come? Dato che ci scriviamo tutti i giorni. Ma a me Nick sta roba non me l'ha mai detta, che cioè sapevo che si scrivevano ma non tutti i giorni. Ma non ho capito cosa succede. Vabbè, fai il finto tonto Nick. Te lo spiego io, mi sta molestando verbalmente. Vabbè, addirittura. Ma che le hai detto? Poi ti mando screen, Nick. Vabbè, proprio amici per la pelle. Comunque, no, non le ho detto niente di che. Volevo capire se poteva esserci qualcosa in più tra di noi, ma a quanto pare per lei non c'è niente. Quindi mi sa che sto troll non è andato a buon fine. Non ho mai detto che non c'è niente. Quello poco sveglio mi sa che sei tu. Fermi un attimo raga, fermi, che forse qui riusciamo a recuperare la situazione. Quindi c'è qualcosa effettivamente Lola, basta troppi giri di parole. Nick scrive: sapevo che sarebbe arrivato questo momento prima o poi, per cui mi sono portato avanti. Portato avanti in che senso? Io vorrei capire dove vuole andare a parare Nick. Allora, se si intromette nel mio troll alla TikToker dove prova a rimorchiarlo è proprio stupido. Non sapevo fossi
un veggente. Vabbè, Lola, era abbastanza palese la situazione, eh? Non è che ci voleva un veggente. Ho preparato delle mappe. Kazu, dovrai conquistarla. Cosimo, state facendo tutto tu e Nick. Io non sto fiatando proprio. Ma sono curiosa di vedere queste sfide. Vabbè, io le faccio le sfide, dipende sempre se lei è d'accordo. E Nick scrive: sì, ha detto che è curiosa. Cioè, basta che Nick e la TikToker non si sono messi tipo d'accordo su Instagram, perché io non so cosa si scrivono. La prima sfida è una mappa dedicata al cuore e al cervello. Decidete dove andare. Se siete persone di testa o di cervello. Vabbè, testa e cervello è la stessa cosa, forse intendeva di testa o di cuore. Uccidetemi all'inizio, dato che non c'entro in questa faccenda. Ok, Nick si è tolto di mezzo, va bene. Una volta aver scelto la postazione, avvicinatevi. Se non vi sparate entro 10 secondi, vuol dire che Lola vuole proseguire. E ti dà una possibilità. Ottimo! Ok, innanzitutto chiediamo Nick. Io nel dubbio prendo anche il power up. Ed eccolo qui il percorso guidato di Nick, dove ci sono ste cose velocizzate. Quindi a questo punto io devo decidere testa o cuore. Raga, onestamente, se devo fingere di provarci con lei, non lo so. Aspetta, questo qui cos'è? Ehi tu, sì, parlo proprio con te. Sei iscritto al canale? Mi raccomando, clicca il tasto rosso, Questa qui è la testa. No, me ne vado in alto, raga. Me ne vado in alto sul cuore. Ok, ho scelto cuore. Voglio fare il ragazzo sentimentale. Ma a questo punto dobbiamo capire... Anche Lola ha scelto cuore? Però prima era andata sulla testa, quindi ora abbiamo 10 secondi di timer per capire se Lola vuole proseguire o meno. E mi sa che vuole proseguire, perché per ora non mi sta colpendo. 3, 2, 1. Perfetto! Lola ci sta, raga! Ottimo così! Bene, bene, vedi che sotto sotto ti piaccio? L'ho fatto solo perché ero curiosa di continuare. Sì, vabbè, mo adesso non iniziamo ad inventare scuse. In questa seconda mappa, Kazu, devi fare un percorso. No, raga, vi prego, devi raggiungere Lola. Il teletrasporto nessuno deve prenderlo, solo Lola. Così ti troverà alla fine. Kazu-san, concentrazione al massimo. Siamo partiti, dobbiamo arrivare proprio alla meta finale dove c'è Lola. Dai raga, che con sti percorsi ormai dovrei essere abbastanza esperto. No, ti prego, non voglio fare una brutta figura. Non voglio assolutamente fare una brutta figura. Che cos'è sto teletrasporto? Non lo so. Faccio in questo modo. Ok, l'ho fatto attivare. Non so se conviene prenderlo. Passiamo avanti. Vai. Veloce. Ovviamente non mi prendo neanche il teletrasporto rosso, perché... guarda! Lì in alto c'è il pezzo del teletrasporto. Per fortuna Nick mi sa che voleva trollare. Ok, ho usato anche il gadget, così riesco ad andare più spedito su queste jump. Lola, amore mio, ti sto raggiungendo. Dai così che l'abbiamo qua. Quasi completato. Disattiviamo anche questo teletrasporto giallo. E ormai siamo giunti alla parte finale. Quindi si può proseguire. Fermi raga, fermi tutti. Sembra tipo Super Mario quando deve conquistare la principessa. Eccoci qui, ce l'ho fatta. Questa qui è l'ennesima dimostrazione che ti amo, Lola. Oppure ti sto trollando. Non riesci mai a farli i percorsi. Proprio ora sei diventato un genio dei percorsi. Cosa faccio alle persone? Nick intanto ci scrive bravo e io rispondo: sta ragionando il mio cuore, non la mia testa. Baby, col cuoricino. Ah, e lei scrive bah. Nick ci scrive che siamo giunti all'ultima sfida. Battimi 1v1 in questa mappa con Piper. Aspetta Nick, perché devo battere proprio te? Cioè, cosa c'entri con Lola? Dico io perché. Io e Nick ci sentiamo quasi ogni giorno. Ecco, Nick mette sta faccina del tipo: io non c'entro niente. E cosa avete da dirvi? Tutto quello che non dico a te. Va bene. E Nick, sei diventato il suo migliore amico? Diciamo di sì, con dei puntini e queste faccine. Aspettate un attimo, forse c'è qualcosa in più dell'amicizia? Non sono fatti tuoi. Oh, lo sapevo raga, lo sapevo. Questi qui si scrivono ogni giorno e sicuramente Nick ci sta provando con lei. Nick ci scrive: tranquillo, non prendertela male. Battimi in questa mappa. Sì, ma cosa succede se vinco? E Lola scrive: le persone forti a Brawl mi ha
attraggono. Poi c'è Nick che se la ride. Comunque io e Lola non siamo fidanzati. E Lola scrive per ora. Cioè raga, io non posso scrivere nient'altro che un grande bah. No raga, ma che cavolo è? Sta mappa è un casino. Allora, oh mio Dio. Fermi. Devo andare assolutamente verso Nick. Ma che cavolo sta facendo questa? Ma che cosa? Ma perché mi ha killato? Ma è pazza! Continua ad avanzare, ma dov'è Nick? Ok, Nick è di là. Complimenti Nick, addirittura è uscito fuori dalla mappa, bravissimo! E Lola killa anche Nick. Ma cosa fai? Nick scrive mi ha laggato. Sì, vabbè, si è inventato la scusa qui per non fare la figura di me. Lola, chi io? Sì, tu. È inutile che provi a trollarmi, Kazu. Sono più furba di te. Ed è uscita anche dalla lobby. Nick scrive RIP. Ma come ha fatto a capirlo? È una ragazza molto particolare. Sveglissima. Ritenta la prossima volta. Ed è uscito anche Nick. Cavolo raga, non volevo proprio questo finale. In ogni caso, se vuoi la mia amicizia, mi raccomando, inserisci il codice Kazu nel negozio KAZU. E non vi preoccupate che prima o poi riuscirò a conquistare Lola.